la seconda edizione che facciamo dopo maggio, stiamo andando molto bene, è un brand giovane, siamo 3 anni sul mercato, il nostro mercato di riferimento sono stati gli Stati Uniti, dove abbiamo iniziato appunto quasi 3 anni fa. Oggi ci troviamo a concentrare i nostri sforzi sul mercato italiano e europeo in genere, dove abbiamo aperto, concluso dei contratti di distribuzione con Spagna, Portogallo, un grosso interesse in altri mercati, siamo già presenti in Inghilterra e Danimarca. Mercati nuovi internazionali, abbiamo aperto in Asia, in Giappone e in Sud Corea abbiamo appena concluso l'accordo. Il successo che è partito dagli Stati Uniti ha coinvolto adesso la zona caraibica, centroamericana e anche sudamericana, dove i mercati più interessanti sicuramente negli ultimi tempi sono il Brasile e il Messico. La collezione, l'ispirazione è stata è nata diciamo da un'idea del orologi dalle dimensioni sovradimensionate di casse. È iniziato prettamente diciamo con una ispirazione abbastanza militare come input. Oggi stiamo forse riaggiornando un po' tutto in una chiave un po' più sportiva. Comunque le nostre caratteristiche principali, i nostri orologi sono comunque, le casse sono solide, abbastanza importanti, sia di peso che di dimensione. Abbiamo una novità, abbiamo chiuso un rapporto di collaborazione con un designer americano emergente, Carlos Campos di New York, che è stato eletto tra i 5 designer diciamo, emergenti negli Stati Uniti. Abbiamo creato una collezione in esclusiva per lui, 5 modelli. Ieri a New York c'è stata la sfilata dove noi siamo stati lo sponsor principale e mi hanno chiamato e mi hanno detto molto entusiasmo che è stato un grande successo, c'è stato veramente un seguito anche a livello giornalistico di stampa che ci ha reso veramente fieri del nostro lavoro. E abbiamo creduto subito nel sito web, dove negli Stati Uniti è molto importante, infatti negli Stati Uniti lo proponiamo anche all'e-commerce, quindi vendite online. Capiamo che oggi è molto importante, i social network sono diventati parte fondamentale diciamo, della comunicazione, per cui abbiamo la nostra pagina Facebook che attira sempre nuovi iscritti, Twitter, per cui diciamo, la direzione è questa, che diventi proprio un rapporto interattivo con il nostro pubblico.